Nessun colpo di scena ieri a Vicenza e con la mattinata di oggi che si è conclusa ufficialmente l'operazione di disinnesco unica in Italia per la tipologia inedita di un intervento operata dagli artificieri dell'esercito italiano sull'Ordigno. Il ribattezzato Bomba Day ha reso necessaria l'evacuazione dal centro storico di Vicenza di oltre 3.200 persone e circa 300 attività dalle 8 di domenica mattina fino alle 16 di ieri pomeriggio. Dopo aver dato via libera al ritorno delle famiglie nelle proprie sedi in centro città, tutti i protagonisti del dietro le quinte della fase operativa si sono riuniti mentre il grosso calibro viaggiava verso la cava di Alonte, dove è stato sommerso di materiale fatto brillare stamattina. Prefetto, sindaco di Vicenza, artificieri, rappresentanti delle forze dell'ordine, Uzzo Ottoberica, hanno fatto il punto sulla giornata nella sede del centro di coordinamento, da dove sono state coordinate tutte le operazioni. È stato innanzitutto evidenziato che si è trattato di un'operazione unica in Italia, questo principalmente a causa del deterioramento dell'ordigno. Per estrarre l'innesco, infatti, gli artificieri hanno dovuto eseguire un taglio parallelo all'asse longitudinale della bomba, applicando una metodica mai messa in atto in Italia prima di domenica 2 maggio 2021. Il prefetto Signoriello ha evidenziato i numeri della giornata che rispetto ad altri bombadei si è dovuto organizzare con le accortezze aggiuntive dettate dalla pandemia. Sono stati oltre 500 tra operatori e volontari, le donne e gli uomini impegnati, 25 gli enti coinvolti nel territorio e rappresentanti del centro coordinamento soccorsi ospitato nella sede del 118, oltre 3.000 cittadini evacuati, compresi anziani e fragili, tutti accuratamente supportati.